Nel maschio adulto, testicolo retrattile è una patologia più rara e anche in questo caso è dovuto alla temperatura del sacco scrotale. Buongiorno a tutti, sono il dottor Patrizio Vicini, andrologo, urologo, chirurgo plastico ed estetico genitale a Roma. Ti invito a iscriverti al mio canale YouTube e a rimanere collegato fino alla fine, perché daremo informazioni dettagliate, progressive e differenti nel corso dell'intero video. Testicolo retrattile, definito anche testicolo fluttuante in ascensore o pseudocriptorchidismo, è appunto diverso dal criptorchidismo, che indica l'assenza completa di testicoli nella borsa scrotale. Testicolo retrattile quando il testicolo, pur essendo correttamente alloggiato nello scroto, si muove costantemente verso l'alto fino a raggiungere l'anello inguinale esterno. Il tutto è legato al cosiddetto. Altre cause possono essere, ad esempio, cicatrici, zone di fibrosi legate a pregressi interventi chirurgici, soprattutto interventi chirurgici di riparazione di ernie, oppure un cavo spermatico meno ampio. Le cause del testicolo retrattile sono legate a una contrazione, un'iperattività del muscolo cremastere, muscolo che si contrae e attrae il testicolo verso l'alto, quindi verso l'anello inguinale esterno. Testicolo retrattile deve essere seguito con molta attenzione perché, secondo alcuni studi, è considerato addirittura un fattore di rischio per altre patologie, come ad esempio patologie di tipo tumorali, per possibili conseguenti torsioni del testicolo stesso, ossia il testicolo ruota lungo il proprio asse vascolare, lungo il funicolo, e si può avere addirittura una necrosi ischemica del testicolo che può morire completamente, oppure causare problematiche di infertilità. Quanto riguarda i sintomi, il paziente può avere una dolenzia a livello scrotale, il testicolo infatti è libero di muoversi nel sacco scrotale, può scomparire completamente e riapparire in modo intermittente. È solo la visita specialistica andrologica con un esame obiettivo locale dello scroto e dei testicoli che permette di fare la diagnosi di testicolo retrattile. Infatti, né mezzi radiografici né altri mezzi diagnostici come risonanza magnetica nucleare o altro possono essere utilizzati come diagnosi di testicolo retrattile. L'intervento chirurgico per il testicolo retrattile è chiamato orchidopessi, si effettua una minima incisione scrotale trasversale circa 2-3 cm, il testicolo viene posizionato come nel caso odierno, il paziente è in esame, viene posizionato nella sua posizione corretta e viene fissato e stabilizzato con dei punti di sutura riassorbibili. In genere l'intervento è consigliabile effettuarlo per entrambi i testicoli. Le complicanze dell'intervento orchidopessi sono rappresentate da infiammazione del sacco scrotale, qualche lieve ematoma può esserci, oppure ci può essere anche un po' di idrocefalo, liquido intorno al testicolo. Nel post-operatorio è necessario effettuare delle medicazioni a piatto della ferita chirurgica, quindi una semplice disinfezione con soluzione alcolica e posizionamento di cerotto sterile o garza sterile. Terapia antibiotica per 5-7 giorni, impacchi di ghiaccio per ridurre in modo intermittente il rischio di ematoma. La normale ripresa dell'attività scolastica e lavorativa avviene dopo 24-48 ore dall'intervento. È importante astenersi da rapporti sessuali e sforzi fisici per circa 4-6 settimane dall'intervento. Rispettando le norme della community YouTube in termini di nudità e contenuti chirurgici, quindi adatti solo a un pubblico adulto, vi rimando al mio sito personale www.patriziovicini.it, in cui vi sarà una sezione video YouTube dedicata appunto a questi video chirurgici e troverai la versione integrale del video. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, a lasciare un like, a scrivere dei commenti che possono essere lo spunto di riflessione per ulteriori tematiche future.
Mi trovi anche sulla mia pagina Facebook, segui la mia pagina Instagram, visita il mio sito personale www.patriziovicini.it. Per ora ti saluto e ti aspetto al prossimo video.